Ciao a tutti amici di EveryEye, qui è Felice con la rubrica Happy Gamer e oggi siamo qui con la seconda parte dell'episodio di Killer is Dead numero 4 che avevo interrotto perché appunto mi avevate chiesto di fare video più brevi e questa missione sembrava tirarla per le lunghe. Dovevamo raccogliere 5 pergamene e ne abbiamo raccolte 3. Poi probabilmente dopo ci sarà anche il boss con vari dialoghi finali, iniziali e boss battle. Perciò ho deciso di dividerlo a metà. Quindi questa è la seconda parte. Perciò se non avete visto la prima vi consiglio di andarla a vedere. Probabilmente è uscita oggi stesso, al massimo ieri. Che dire, continuiamo da dove appunto ci eravamo lasciati. Ci mancano altre 2 pergamene e poi qualsiasi cosa ci sarà dopo. Perciò andiamo subito a cercarle. Come sempre, se saremo vicini ad una pergamena, il mio gamepad dovrebbe vibrare segnalandocene appunto la presenza. Ok, qua dentro non siamo andati. Probabilmente ce ne sarà una. Controlliamo bene gli angolini, le cose più strane, perché sono certo. Qua c'è qualcosa. Col drill, proviamo prima col. Ok, sì, col drill. Com'è che si cambiava? Così. Ok. Qua tagliamo. Possiamo tagliare le canne di bambù. Chi non vorrebbe farlo? Oh, non so, ho la strana idea che ci possa essere nascosto qualcosa. Qua, questa è speciale. Have you considered becoming a treasure hunter? Davvero. You wanted to see me? Abbiamo trovato I un knew you bonus would super come. nascosto. Siamo Feel stati free to OP. stop by anytime you want. I'll be C'è waiting. sempre la stessa battuta, non la cambia neanche se ne trovi 26. Vabbè, evitiamo qua di metterci a raccoglierli tutti. Andiamo a cercare più che altro queste pergamene, sennò la missione diventerà infinita. Allora, qui. Però, allora, sento vibrare, ragazzi. Aguzziamo la vista perché sento il gamepad che vibra. Vediamo bene, scrutiamo gli. Eccolo lì. Ecco qua il nemico P. Super mega stra super OP, certo, qualcuno in più no, eh. Fortunatamente questi qua sono facili da counterare. Il problema sono gli altri. Vedete, cioè, questi qua attaccano in modo lento e cadenzato. Io addirittura. Proprio una mega combo qua. Sbam! Mentre questo è già più problematico. Questo qua direi che è infinitamente problematico, cioè. Vorrei provare a camperarlo, ma. Vedete, cavolo. Fa delle combo imprevedibili, veloci. Però lo stiamo riuscendo a colpire abbastanza. Dai, 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 ancora un po'. Dobbiamo aspettare che si indebolisca. Aia. Si vede nulla, ragazzi. Non si vede nulla. Oh. Ok. Quarta pergamena. The fourth. Quindi ne manca solamente una. Speriamo di che non ci dia troppa fatica. Allora, teoricamente da questo lato non ne ho trovate. Quindi se la legge dei videogiochi insegna, teoricamente infatti sento vibrare. Qua dentro probabilmente. O comunque a lato, in qualche angolo. Qua, sicuramente qua. No. Alziamo la vista. Eccolo lì, guardate dove era infilato. Uno solo? Certo, e poi? E poi? Sì, Ale, e cos'altro? Cos'altro volete aggiungerci? Cioè, non lo so.
Cioè, assurdo. Cioè, già ci, mi ci vuole un'ora, ragazzi, per uccidere questo. Sì, mi disintegrano. Questa è la boss fight, cioè. Posso far colpire lui? Beh, si colpiscono a vicenda. Non si fanno un bene amato nulla di danno, ma... ecco, una mazzata in faccia ho preso. E ora mi leverei. Mamma mia, via da lì. Via. Oddio, oddio. Ok, questo è andato, questo è andato. Mamma mia. Prendi la pergamena. Prendi la pergamena. That's the fifth. Ok, non posso mollarli poi e andarmene. No, well, no. Sì, vattene, vattene, lasciali lì. Lasciali lì. Lasciali lì. Non posso. Mamma mia, il male. No, spostati. Col drill, magari. Bisogna fare dei mordi e fuggi. E se questi qua... no, no, no. Mamma mia. So che non togliamo nulla, eh. Ammazzo così. È il modo più sicuro che... poi non è che bastava uccidere quello che ci interessava, eh. Dammi della vita, ti supplico. Mamma mia. Morto. Ok, abbiamo l'ultima carta per tornare in vita. Questa missione mi sta spolpando letteralmente. Non è neanche particolarmente divertente. Che cavolo fai? Miseria. Adesso me la dai la vita, grazie. Eh no, senti te, arrangiati o me ne vado. Ok, se non sbaglio la porta che si è aperta è questa. Infatti. Speriamo, non so che ci sia. Oh, bella, bella sta passeggiata. How long are you gonna keep me waiting? Me lo dice sempre. It's well past our meeting time. Sta lunga via. Ok, prendiamoci una pausa a caffè. About your target. Ah, ok, sono smesso anche di correre. Then what is he? He was originally human, but was transformed into one. Quindi è uguale. And the dark matter from the moon corrupted his soul. Dark matter. So he's not too different from the vampire you defeated a little while ago. Then to save his soul, I have to behead him? Sì, ma corri. Non passeggiare, corri. Hey, about Brian. You've noticed too. If this is the boss's show, then I can hardly be the star, can I? Ok, ok. Se tutto abbiamo, non abbiamo altre carte per tornare in vita, quindi è una sola chance qui, Salve. Cannettina della sera. I've come here for your head. Gentile come sempre nelle presentazioni.
I thought he was supposed to come. You're not scared? I left all my fear on the moon. The moon, huh? Dialoghi profondi. The time has come. Arrabbiare, diciamo, no. No, anche perché non ho carte per tornare in vita, quindi vedi di fare il bravo. Che figata però, mamma mia, che bella. Now then, I shall see whether or not you are worthy. Addirittura a cavallo, sì, beh, a cavallo della tigre. Non mi sa di combattimento facile. Oddio, non dirmi che mi fa i basci basci. Chiaron! Vivian! Salta a bordo, arrivo. It's time to race the tiger. Vai! Super Mario Kart. Musica Lange. Beh, oddio. Vivienne è maestra nella tecnica 16 arme, Vivien Phantom. Inoltre è un eccellente motociclista, ok. Allora, scivolata, cambia corsia, attacco con katana, resisti all'impatto. Basta. Hit them back with a harder blow. Oh cazzo. Oddio, devo fare... Devo evitare gli ostacoli qua. Hey, watch my back, all right? GG. Ma... Oh. È stato molto più semplice di quello che pensassi. Non può essere finita così, avrà almeno altre 19 vite. E io ne ho una sola. Bella con questa. Mi ha ricordato molto Final Fantasy VII quando sei sulla moto di Cloud. No, scontro adesso normale, no, please. Non ho vite, please. Plox. Non ho vite. Ritirati. Bello il giardino. A perfect place for your death. Non ce la farò mai. Ragazzi, se muoio e devo ricominciare tutta la missione da capo, rage quitto, finisco la è finita la serie, io ve lo dico già. You wear the scent of blood. Grazie, anche te non profumi. I prefer hitting on hot chicks. Then, you're not an executioner by choice. I woke up one morning, and my arm was replaced with this machine. Bel risveglio. Good thing you didn't become a poisonous insect. Perché? Se ti svegli e diventi una medusa gigante. Belle le meduse. Piacciono al signor Brusco le meduse. Ecco. Ma non è vero, ma l'ho schivata al momento giusto. Ecco. Praticamente abbiamo già perso. Ecco, così. Vincerò così. Perché non ho altre vite. Adesso le inizia a parare. Vai, così la vittoria dei perdenti. Ah!
Vai. Più lamer di così non si può. Vai, lamer, lamer. Perfetto. Mi piace, così, vai. Oh cavolo. Ciao. Aia. No, attento. Ma non è vero, non è vero. Stai mentendo. Mentivi sapendo di mentina. E che sapevi di mentina era innegabile. Vabbè, è imparabile questa, avete capito. Vedete, è vero che un colpo e sono morto. Basta che mi guarda. Ecco. Adesso voglio sapere chi mi rianima. Vabbè, aspetta, c'è un ricomincio dal checkpoint. Dimmi che questo checkpoint è l'inizio del combattimento. Ti prego, dimmelo, perché se no mi salto qua, non mi interessa. Non mi interessa rivedere il film. Va bene, va bene. Mi accontento, mi accontento. Però cercherò di stare più attento. Sì, vabbè, adesso fai due mosse così attaccate di fila. Datti una calmata, Ma guardatelo, è più OP di prima. Vado avanti così, Se ti buggi ancora meglio. Ma mi sono proprio andato in faccia. Ok. Vabbè, questa è imparabile, l'ho capito, va bene. Vai, Lamer Mod. Imparabile, va bene, va bene. Questa va bene, basta che mi allontano. Anche questa va bene ancora. Oh. Dai. No. Oh. Aia. Mi hai ferito profondamente. Fai il bravo. No, fai il bravo, t'ho detto. Dai. Please, Plox. Maledetto, devo fare un video dove devo rifare lo stesso boss 26 volte. Mannaggia. Frustrazione. Ok, allora abbiamo capito che se lo attacco immediatamente dopo quel questo tipo di fendente mi fa un contrattacco. Anche dopo qui, va bene, quindi quello non si può fare. Allora, appurato ciò. Ok, ti attacco adesso. Aspetto, ti attacco adesso. Sì, vabbè, ma se li fai tutti di fila.
La mermod. Oh, vedete ragazzi, io un video di 66 ore non lo voglio fare. Solo perché non riesco a battere sto pelato qua. Qualcuno mi deve dire come paro sta cosa qua. È impossibile. Ancora. Vabbè, la paro. Ah, ma GG. Ma GG. Ma potevate dirmelo prima. Così allora anche mia nonna ce la fa. Io che lo facevo nella modalità pro qua. Ma GG, guardate che roba semplice. Ma più easy allora. Vieni. Certo, mi verrà l'artrosi, Mi viene l'artrosi. Stanchezza. Vai, vieni, un altro round. Stanchezza. Schiazza. Vai, muscoli, non mi abbandonate ora. Non ho sangue, non ci credo. Non ho il sangue per... Se no vi prego, cioè... Non ci posso credere. E non ci posso credere che non avevo il sangue per colpirlo. Dai. Finiamola con onore. Maledetto boss. Ti prego, se hai un'altra vita. Senti, c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. Come mi stai prendendo in giro? Ok, grazie a tutti ragazzi per aver seguito questa serie. È stato bello avere Killer is Dead fino a questo episodio. E che dire, è un bellissimo gioco, divertitevi. Qui da Felice per la rubrica Happy Gamer e l'ultima puntata di Killer is Dead è tutto. Ci vediamo ad una prossima serie. Bye bye!